Bruno Ienco e Luigi della Proloco di Bagnara Calabre. Siamo qua a Gizzeria per l'undicesima edizione del premio Caposuvero. Sì, siamo qui a Gizzeria e siamo orgogliosi di aver partecipato a questo incontro che secondo noi, che siamo veterinari, scusate il besticcio di parole, di queste diciamo così manifestazioni, l'abbiamo trovata veramente molto interessante. Abbiamo cercato di apprendere qualcosa, perché in effetti quando ci si muove qualcosa si apprende. Noi veniamo da una nostra manifestazione che è conosciuta in tutta la Calabria, il Gran Galà del Pesce Spada. Quindi è una manifestazione che noi facciamo da 59 anni. Abbiamo ottenuto quest'anno il riconoscimento, un riconoscimento particolare che è quello di Sagra di Qualità, e siamo stati veramente orgogliosi e onorati di aver ricevuto questo premio dall'UMPL nazionale in armonia con il Senato della Repubblica. Oggi abbiamo appreso qualcosa di diverso e di nuovo attraverso questa iniziativa qui che la Presidente della Proloco di Gizzeria ha portato avanti. Siamo alla 11ª edizione e questo è un motivo per dire grazie all'UMPL. L'UMPL non è altro che l'Unione Nazionale delle Proloco. Le Proloco che uniscono in Italia un numero impressionante di adesioni. Quindi noi siamo veramente contenti di far parte di questa grande famiglia e oggi ritorniamo a casa ricchi veramente di un'esperienza che abbiamo potuto apprendere qui a Gizzeria. Quindi ancora complimenti alla Proloco di Gizzeria, alla sua presidente, e complimenti a coloro i quali hanno ricevuto questo importante premio, e a noi un buon ritorno a casa, perché credetemi ce lo meritiamo, un ritorno tranquillo dopo aver passato questa bella giornata qui a Gizzeria e soprattutto in questi bei luoghi. Io sono in compagnia del consigliere della Proloco Luigi Barilà, al quale passo la parola per dare anche il suo saluto, e buonasera a tutti voi che ci state ascoltando e un buon arrivederci al prossimo anno. Buonasera a tutti, io sono Luigi Barilà, vengo qua con il mio presidente della Proloco di Bagnara e faccio i ringraziamenti per l'ospitalità che ci hanno dato tanto qui, alla presidente della Proloco di Gizzeria e a tutti lo staff degli organizzatori e a tutti. Un grazie di vero cuore. Dopo le bellissime parole di ringraziamento del consigliere della Proloco, io non mi resta altro che associarmi e dirvi vi aspettiamo a Bagnara ovviamente, ma diciamo la Calabria tutta è una Calabria bella da visitare, coloro che la conoscono da venire veramente e visitarla, e con orgoglio di essere veramente calabrese. Viva la Calabria, viva Gizzeria, viva il nostro territorio, viva Bagnara Calabra.